Il decreto liquidità del governo italiano ci era stato presentato come una grande boccata d'ossigeno per il nostro sistema produttivo e quindi si sperava per quella piccola microimpresa italiana che rappresenta la forza della nostra economia, e invece è una grande fregatura. Perché i famosi debiti fino a 25.000 euro che si potevano chiedere alla banca con una copertura, con una garanzia dello Stato del 100%, in realtà possono essere usati anche per ripagare vecchi prestiti. E la banca è tenuta a darti unicamente, anche solo, il 10% in più del debito pregresso che avevi per accedere a una garanzia dello Stato del 100%. Significa che se io, artigiano, avevo con la banca un debito di 10.000 euro, oggi la banca può darmi, può allargarmi quel debito a 11.000 euro, ma avrà una totale copertura da parte dello Stato. E alcune banche si sono e si stanno così approfittando di questa grandissima opportunità che stanno dicendo, in alcuni casi ai loro clienti, che è obbligatorio rientrare del vecchio debito per poter accedere all'aumento di questo debito e per poter accedere a nuove risorse. Risultato: i piccoli e medi imprenditori vedranno quattro soldi, le banche verranno come al solito ampiamente beneficiate. In pratica, quello che abbiamo sempre visto accadere quando governa la sinistra.